Thank you, Carlo. Concetta from the ERC will talk about our joint submission to CEDAW committee. Grazie Carlo, ora invece lascerò la parola alla nostra Concetta, ricercatrice del centro ERC, che ci parlerà invece del rapporto presentato al Comitato per le eliminazioni contro ogni forma di discriminazione contro le donne. Salve a tutti, grazie per essere qui. Allora, vi do un po' di notizie di background e poi andiamo ai risultati e alle raccomandazioni. Quindi, a febbraio del 2011, il Centro Europeo per i Diritti dei Rom ha lanciato un progetto di ricerca sulle donne rom in Italia, in previsione della sessione ONU sullo stato di attuazione da parte del governo italiano della CEDAW, che è la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne. La sessione si è tenuta a luglio a New York. Ora, questo CEDAW è considerato il trattato internazionale più completo sui diritti delle donne ed è importantissimo perché sancisce l'obbligo per gli Stati che lo hanno ratificato di attivarsi con misure speciali, leggi, finanziamenti, eccetera, per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione che impediscono alle donne l'accesso ai diritti, quali il diritto all'educazione, il diritto al lavoro e alla salute. Inoltre, questa convenzione prevede un meccanismo di monitoraggio in base al quale gli Stati ogni 4-5 anni sono tenuti ad elaborare un rapporto sui progressi compiuti a livello nazionale e a confrontarsi dopo con la Commissione. In questo processo le organizzazioni non governative contribuiscono a dare alla Commissione informazioni alternative, anche elaborando sotto forma di shadow, quelli che chiamiamo shadow report. Data la mancanza straordinaria di dati disaggregati per genere e etnia, ma anche di scarse informazioni qualitative sulla situazione dei diritti delle donne rom in Italia, che è molto visibile dal rapporto governativo, il Centro Europeo per i Diritti dei Rom, in collaborazione con alcune organizzazioni locali, ha deciso di supportare e di avviare un progetto di ricerca azione per l'elaborazione di questo shadow report e per altri follow-up che dovranno iniziare. Il progetto ha previsto tre fasi principalmente. Abbiamo avuto un training per giovani donne rom in Italia per introdurle a quella che è la convenzione, il processo di revisione, ma anche a spiegare com'è la metodologia della ricerca sul campo per poter dopo fare delle interviste ad altre donne rom. Abbiamo avuto anche dei focus group in modo tale che le stesse ragazze potessero delineare quelle che erano le maggiori aree di preoccupazione per le donne rom in Italia e realizzare un questionario. Dopodiché abbiamo la fase di ricerca sul campo, l'analisi e l'elaborazione dello shadow report e alla fine la partecipazione di una delle ricercatrici rom alla sessione del capitato CEDAW, che questo è una delle parti secondo me più importanti, attraverso la quale la stessa ragazza ricercatrice può portare la sua voce in un forum internazionale. Per quanto riguarda la metodologia della ricerca, dirò brevemente qualcosa. Intanto le tre ricercatrici rom hanno intervistato 88 donne rom a Torino, a Roma e a Reggio Calabria. E avevano soltanto alcune indicazioni, che è quello di intervistare donne rom con differente nazionalità, differente status legale, età e tipologia di alloggio, anche per poter rendersi conto di quelle che sono le forme intersezionali di discriminazione. Vi do alcune caratteristiche poi di quelle che è stato il campione di queste donne. Il risultato è che le ragazze hanno intervistato il 55% donne provenienti dall'ex Jugoslavia, il 30% donne provenienti dall'Italia, quindi rom italiane, per il 15% dalla Romania. Per la maggior parte le donne sono risultate cittadine italiane, poi abbiamo cittadine straniere sia europee che non europee, alcune apolidi e alcune aventi l'asilo umanitario. Le donne sono state intervistate
donne che vivevano in diversi tipi di campi e anche case popolari o abitazioni private. La maggior parte comunque delle abitazioni non erano adeguate, non erano adeguate agli standard minimi. Quali sono i risultati di questa ricerca? L'ipotesi iniziale è stata confermata perché le donne rom soffrono di forme intersezionali di discriminazione sulla base non solo dell'etnia ma anche del genere e dello status legale. Per questo risultano ovviamente più discriminate rispetto alle italiane e rispetto anche alle straniere. E si è scoperto che a causa di queste multiple discriminazioni le donne rom sono esposte alla violenza da parte della polizia, alla violenza domestica e ovviamente discriminazione nell'accesso all'impiego, all'istruzione e alla sanità. Le violenze purtroppo derivano sia da parte di agenti statali che di agenti non statali. Per esempio, il 26% del campione delle donne intervistate ha dichiarato di aver subito personalmente aggressioni da parte della polizia. Però vi dovete rendere conto che molte donne rom non hanno voluto rispondere a questioni che riguardavano la polizia o i carabinieri. Il 40% di questo campione ha dichiarato di aver subito violenza anche al lavoro e il 43% subisce o ha subito violenze domestiche. Inoltre sono stati registrati casi di discriminazione a scuola e nell'accedere ai servizi di pronto soccorso. Il 49% delle donne ha avvertito un diverso trattamento rispetto ai pazienti non rom quando proprio sono andate all'ospedale e cercavano comunque di avere delle attenzioni mediche. Mi voglio soffermare un attimino in più per quanto riguarda la violenza da parte della polizia, perché è una cosa che nessuno può accettare. E per dirvi proprio i tipi di violenza fatti dalla polizia. Allora, abbiamo violenza fisica, ad esempio schiaffi, botte, pugni, calci. Trattamenti umilianti come perquisizioni intime e ci sono stati casi di tagli di capelli anche. Aggressioni verbali, insulti, commenti razzisti e minacce stesse di violenza e anche alcuni casi di molestie sessuali, comprese la minaccia di stupro e la visione forzata di pornografia. I luoghi dove avvengono queste violenze sono le stazioni di polizia, sulla strada oppure all'interno dei negozi, e ci sono casi in cui sono avvenuti dentro i campi durante gli sgomberi. Qual è stata l'iniziale risposta del governo italiano? Siccome ero alla sessione, quando c'è stato proprio il dialogo costruttivo fra la delegazione italiana e il comitato SIDO, praticamente la Commissione ha chiesto alla delegazione del governo italiano quali interventi pensa di attuare rispetto a questi casi di violenza che sono venuti fuori. Al tempo la delegazione, quando è stato a luglio, la delegazione del governo italiano ha ammesso indirettamente che comunque questi casi avvengono, però si è dichiarata impotente perché dice che questi casi non sono denunciati. Tuttavia ha affermato che nei casi in cui sono stati denunciati questi casi le donne sono state protette. Fatto sta che in base comunque alla ricerca sono risultate solo due le donne che tra quelle che hanno subito violenza a denunciare. Di queste due nessuno comunque ha ottenuto giustizia. Ovviamente le donne non denunciano perché hanno paura, ma soprattutto sanno che nessuno le potrebbe credere. La questione è: io sono una rom, sono nomade, nessuno può credermi. È la parola di una donna rom con la parola di un poliziotto, di un carabiniere per il giunto italiano. E poi hanno subito anche delle minacce di finire in galera con accuse di crimini, quindi anche alcune di queste vengono minacciate. E il fatto che a volte alcuni di loro non hanno documenti, questo scoraggia moltissimo le donne a comunque denunciare alle istituzioni competenti. Per quanto riguarda la violenza domestica, ci sono stati 4 casi di donne che hanno riportato l'abuso alle autorità.
La maggior parte non denuncia perché ha paura dell'intervento dello Stato, anche in questi casi. Teme l'allontanamento dei figli perché o sono minori o per il loro stato legale e soprattutto le condizioni materiali di vita. Quindi non denunciano. Laddove c'è stata una denuncia e queste donne si sono anche allontanate dalla relazione abusiva, sono finite in fenomeni di stalking. Questo perché? Per la mancanza di protezione da parte dello Stato. Vi do un attimino anche il quadro della situazione lavorativa e della situazione a livello educativo. Quindi il 50% delle donne rom è risultato casalinghe. Sono casalinghe, malgrado cerchino il lavoro, tuttavia il 48% delle donne ha detto che l'ostacolo principale è quello della discriminazione etnica. Tra le donne che hanno trovato il lavoro, abbiamo un 19% di donne che lavorano, che hanno un impiego regolare, il 40% però ha subito delle molestie sul posto di lavoro, tra cui anche aggressioni fisiche e perquisizioni. Il fatto che vengano discriminate, questo costringe le donne rom che lavorano a nascondere anche la loro identità etnica. Per quanto riguarda le donne invece che sono nel mercato nero, che lavorano in maniera informale, non c'è nessuna protezione, nessuna forma di benefit e pensione per loro. Per quanto riguarda il settore educativo, i risultati sono un po' allarmanti. Il 30% delle donne ha risultato non andare a scuola, non è stato mai a scuola, e il 16% non ha finito le scuole primarie, e poi c'è un dato scioccante che l'1% solo ha finito le scuole superiori. Le ragioni dell'abbandono scolastico, così come dichiarate dalle intervistate, sono diverse. Però vediamo le più interessanti e la maggior parte delle donne ha dichiarato fattori di genere e fattori strutturali allo stesso tempo, i fattori economici. Quindi abbiamo le responsabilità domestico-familiari, quindi l'assistenza ai genitori e ai fratelli come fattore di genere che condiziona il loro il fatto di continuare gli studi, ma anche la povertà. Quindi c'è un 22% e un 20% allo stesso tempo. Quindi quando parliamo di povertà, io mi riferisco alle condizioni di, loro stesse hanno detto, condizioni di alloggio precarie, il bisogno di lavorare per contribuire finanziariamente alla sopravvivenza della famiglia. E poi c'è un 16% che dice che la causa anche di questi abbandoni scolastici sono i matrimoni precoci. E molte donne rom sono risultate, hanno il 64% si è sposato prima dei 18 anni. Le autorità italiane non intervengono su questo completamente perché, nonostante abbiamo l'articolo 84 del codice civile che proibisce il matrimonio di sotto di 18 anni e solo raramente per ragazzi di 16 anni. Quindi non intervengono e la motivazione principale è perché pensano che queste pratiche sono appartenenti alla cultura rom, per cui non ci vogliono entrare in queste discussioni. La commissione SIDO, che è molto sensibile a queste questioni, ha chiesto al governo italiano che misura pensate di attuare per cambiare questa mentalità delle autorità. Non c'è stata nessuna risposta a tale riguardo. In più la delegazione ha affermato che questo fenomeno dei matrimoni precoci e anche dei matrimoni forzati non riguarda l'Italia ma riguarda altri paesi. Nonostante c'è stato un esperto dell'Istat che ha detto che comunque indagini statistiche non sono state potute fare su queste questioni per problemi di fonti delle informazioni. Per quanto riguarda le raccomandazioni della SIDO, sono state pubblicate a settembre e sono tantissime, riguardano tutti i campi della vita di una donna. E abbiamo preparato una cartellina all'interno della quale troverete la sintesi della ricerca sulle donne rom e dopo tutte le raccomandazioni rilevanti alle donne rom fatte sia dal Centro Europeo dei Diritti Rom che dalla Convenzione, dalla Commissione SIDO. Ve ne elenco solo alcuni che sono rilevanti anche per quello che abbiamo detto. Per quanto riguarda i matrimoni precoci, la Commissione ha esortato il governo italiano a raccogliere dati su matrimoni precoci e forzati in modo da prevenire questo
fenomeno. Inoltre si è dichiarato veramente preoccupato per la situazione educativa e fa appello al governo perché implementi misure atte ad abbassare il tasso di abbandono tra le ragazze e che fornisca informazioni sui progetti concreti diretti all'educazione delle bambine. Quindi al prossimo rapporto tutte queste informazioni devono essere convogliate nel rapporto. Inoltre, per quanto riguarda la violenza, l'Italia in 2 anni, non soltanto fra 4 anni, ma per 2 anni, deve fare un rapporto per far vedere come le misure che il governo italiano ha preso per combattere tutte le forme di violenza. E concludo dicendo, come Carlo, come il mio collega, che nessuna iniziativa per i Rom può essere credibile, efficace, se lo stato di emergenza comunque non finisce. E solamente dopo possiamo parlare di strategie nazionali e di un piano anche di azione per le donne, per migliorare la situazione delle donne Rom. Grazie.